Ed ora leggiamo il libro dei giudici. Capitolo primo. Dopo la morte di Giosuè, i figliuoli di Israele consultarono l'Eterno dicendo, Chi di noi salirà il primo contro i cananei a muover loro guerra? E l'Eterno rispose, Salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Allora Giuda disse a Simeone suo fratello, Sali me con il paese che m'è toccato a sorte e combatteremo contro i cananei. Poi anch'io andrò teco in quello che è toccato a te. E Simeone andò con lui. Giuda dunque salì e l'Eterno diede nelle loro mani i cananei, i Feresei, e sconfissero a Bezek diecimila uomini. E trovato Adoni Bezek, a Bezek l'attaccarono e sconfissero i cananei e i Feresei. Adoni Bezek si die alla fuga, ma essi lo inseguirono, lo presero e gli tagliarono i pollici delle mani e dei piedi. E Adoni Bezek disse settanta re a cui erano stati tagliati i pollici delle mani e dei piedi raccoglievano gli avanzi del cibo sotto la mia mensa. Quello che ho fatto io, iddio me lo rende. E lo menarono a Gerusalemme dove morì. I figliuoli di Giuda attaccarono Gerusalemme, la presero, passarono gli abitanti a fil di spada e misero la città a fuoco e fiamme. Poi i figliuoli di Giuda scesero a combattere contro i cananei che abitavano la contrada montuosa, il mezzogiorno e la regione bassa. Giuda marciò contro i cananei che abitavano a Hebrom, il cui nome era prima Kiriat Arba e sconfisse Sheshai, Aiman e Talmai. Dirà marciò contro gli abitanti di Debir che prima si chiamava Kiria Sefer. E Caleb disse, A chi batterà Kiria Sefer e la prenderò, io darò in moglie Aksa mia figliuola. E la prese Otnier il figliuolo di Kenas, fratello minore di Caleb. E questi li die in moglie Aksa sua figliuola. E quando ella venne a star con lui, lo persuase a chiedere un campo al padre di lei, e scese di sull'asino, e Caleb le disse, che vuoi? E quella rispose, fammi un dono, già che tu mi data una terra arida, dammi anche delle sorgenti d'acqua. Ed egli le donò le sorgenti superiori e le sorgenti sottostanti. O i figliuoli del Ceneo, suocero di Mosè... Salirono dalle città, dalle palme, con i figliuoli di Giuda, nel deserto di Giuda, che è a mezzogiorno di Arad, andarono e si stabilirono fra il popolo. Poi Giuda partì con Simeone, suo fratello, e sconfissero i cananei che abitavano in Zefat, distrussero interamente la città, che fu chiamata Hormah. Giuda, prese anche Gaza col suo territorio, Ascalon col suo territorio e Ecron col suo territorio. L'Eterno fu con Giuda che cacciò gli abitanti della contrada montuosa, ma non poté cacciare gli abitanti della valle perché avevano dei carri di ferro. E come Mosè aveva detto, Ebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figlioli di Anac. I figlioli di Beniamino non cacciarono i Gebusei che abitavano in Gerusalemme, e i Gebusei hanno abitato con i figlioli di Beniamino in Gerusalemme fino al dì oggi. La casa di Giuseppe salì anch'essa contro Beto, e l'Eterno fu con loro. La casa di, di Giuseppe mandò ad esplorare Beto, città che prima si chiamava Luz. E gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero, De Insegnaci la via per entrare in città, e noi ti tratteremo benignamente. Ed egli insegnò loro la via per entrare nella città, ed essi passarono la città a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia, e quell'uomo andò nel paese degli Hittei e vi edificò una città che chiamò Luz, nome che essa porta anche al di d'oggi. Manasse, eppure non cacciò gli abitanti di Bet Sheam e delle città del suo territorio, né quelli di Tanak e delle città del suo territorio, né quelli di Dor e delle città del suo territorio, né quelli di Imbleam e delle città del suo territorio, né quelli di Megiddo e delle città del suo territorio, essendo i Cananei decisi a restare in quel paese. Però quando Israele si fu rinforzato, assoggettò i cananei a servitù, ma non li cacciò del tutto. Efraim anch'esso non cacciò i cananei che abitavano a Gezer, e i caninei abitarono in Gezer in mezzo ad Ephraim. E Zabulon non cacciò gli abitanti di Chitron e gli abitanti di Natalol, i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono soggetti a servitù. Asher non cacciò gli abitanti di Acco, né gli abitanti di Sidone, né quelli di Alab, di Akzib, e di Elba, e di Afig, e di Rehob. E i figlioli di Asher si stabilirono in mezzo ai Cananei, che abitavano il paese, perché non li scacciarono. Neftali non cacciò gli abitanti di Beshemesh, né gli abitanti di bet Anath, e si stabilì in mezzo ai Cananei che abitavano il paese ma gli abitanti di Beshemesh e di Beth Anath furono da loro sottoposti a servitù. Gli Amorei respinsero i figlioli di Dan nella contrada montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Gli Amorei si mostrarono decisi a restare a Har Eres e a Ayalon e a Shaal Bim, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su loro sì che furono soggetti a servitù. E il confine degli Amorei si estendeva dalla salita di Akrabim, movendo da Sela e su verso il nord. Giudici capitolo 2. Orlangelo dell'Eterno salì da Gilgal a Bokim e disse, Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotto nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto, io non romperò mai il mio patto con voi. E voi dal canto vostro non farete alleanza con gli abitanti di questo paese, e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. E perché avete fatto questo? Perciò anch'io ho detto, io non li caccerò dinanzi a voi, ma essi saranno per voi tanti nemici, e i loro dei vi saranno un'insidia. Appena l'angelo dell'Eterno ebbe detto queste parole a tutti i figliuoli d'Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce e posero nome a quel luogo Bochim, e vi offrirono dei sacrifici all'Eterno. or Giosuè rimandò il popolo e i figlioli di Israele se ne andarono ciascuno nel suo territorio a prendere possesso del paese. E il popolo servì all'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano veduto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva fatto a pro di Israele. Poi Giosuè, il figliuolo di Nun, servo dell'Eterno, morì in età di 110 anni e fu sepolto nel territorio che gli era toccato a Timat, Eres, nella contrada montuosa di Efraim, al nord della montagna di Gash. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri, poi dopo di quella sorse un'altra generazione che non conosceva l'Eterno nelle opere che aveva compiute a pro di Israele. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno e servirono agli idoli di Baal, abbandonarono l'Eterno, l'iddio dei loro padri, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, e andarono dietro agli altri dei fra gli dèi dei popoli che li attornavano. E si prostrarono dinanzi a loro e provocarono ad ira l'Eterno. Abbandonarono l'Eterno e servirono a Baal e agli idoli d'Astarte. E l'ira dell'Eterno s'accese contro Israele, ed e li dette in mano di predoni che li spogliarono, li vendea ai nemici che stavano loro intorno, in guisa che non poterono più tener fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano dell'Eterno era contro di loro a loro danno, come l'Eterno aveva detto, come l'Eterno aveva loro giurato, e furono oltremondo angustiati. E l'Eterno suscitava dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Ma neppure ai loro giudici davano ascolto, perché si prostituivano ad altri dei e si prostravano dinanzi a loro abbandonarono ben presto la via battuta dai loro padri, i quali avevano ubbidito ai comandamenti dell'Eterno, ma essi non fecero così. E quando l'Eterno suscitava loro dei giudici, l'Eterno era col giudice e li liberava dalla mano dei loro nemici durante tutta la vita del giudice, poiché l'Eterno si pentiva a sentire i gemiti che mandavano a motivo di quelli che li opprimevano e li aggravavano. Ma quando il giudice moriva, tornavano a compromettersi più dei loro padri, andando dietro ad altri dei per servirli a prostrarsi dinanzi a loro, non rinunziavano menomamente alle loro pratiche e alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli disse, già che questa nazione ha violato il patto che avevo stabilito con i loro padri, ed essi non hanno ubbidito alla mia voce, anch'io non caccerò più dinanzi a loro alcune delle nazioni che Gesù è lasciò quando morì. Così, per mezzo d'esse, metterò alla prova Israele per vedere se si atterranno alla via dell'Eterno e cammineranno per essa come fecero i loro padri o no. E l'Eterno lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a cacciarle e non le diede nelle mani di Gesù. Giudici capitolo terzo Or queste sono le nazioni che l'Eterno lasciò stare al fin di mettere per mezzo d'esse alla prova Israele, cioè tutti quelli che non avevano visto le guerre di Canaan. Egli voleva soltanto che le nuove generazioni dei figlioli di Israele conoscessero e imparassero la guerra, quelli perlomeno che prima non aveva mai vista i cinque principi dei Filistei, tutti i Cananei, i Sidoni, gli Ivei che abitavano la montagna del Libano dal monte Baal-Hermon fino all'ingresso di Yamath, queste nazioni servirono a mettere Israele alla prova per vedere se Israele ubbidirebbe ai comandamenti che l'Eterno aveva dato ai loro padri per mezzo di Mosè. Così i figliuoli d'Israele abitarono in mezzo ai Cananei, agli Ittei, agli Amorei, ai Ferezei, agli Vei, ai Gabusei, e sposarono le loro figliuole, maritarono le proprie figliuole coi loro figliuoli e servirono ai loro dei. I figlioli d'Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dimenticarono l'Eterno e il loro Dio e servirono agli idoli di Baal e d'Astarte. Perciò, L'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cush Rishataim, re di Mesopotamia, e i figlioli di Israele furono servi di Cush Rishataim per otto anni. Poi i figlioli di Israele gridarono all'Eterno, e l'Eterno suscitò loro un liberatore, Otniel, figliolo di Kenas, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo Spirito dell'Eterno fu sopra di lui, ed egli fu giudice d'Israele, uscì a combattere, e l'Eterno gli diede nelle mani Cusha Rishataim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusha Rishataim, e il paese ebbe requie per quarant'anni. Poi Otniel, figlio di Kenas, morì, e i figlioli d'Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E l'Eterno rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ed Eglon radunò intorno a sé i figlioli di Ammon e di Amelech, e andò a battere Israele e si impadronì delle città delle palme. E i figlioli di Israele furono servi di Eglon, re di Moab, per diciotto anni. Ma i figlioli d'Israele gridarono all'Eterno, ed egli suscitò loro un liberatore, Ehud, figliolo di Gera, beniaminita, che era mancino. I figlioli d'Israele mandarono per mezzo di lui un regalo a Eglon, re di Moab. Ehud si fece una spada a due tagli, lunga un cubito, e se la scinse sotto la veste al fianco destro, e offrì il regalo a Eglon, re di Moab, che era uomo molto grasso. E quadembe finita la presentazione del regalo, rimandò la gente che aveva portato. Ma egli, giunto alla cava di pietre che è presso Gilgal, tornò indietro e disse O oh re, io ho qualcosa da dirti in segreto. E il re disse, Silenzio. E tutti quelli che gli stavano da presso uscirono. Allora Ehud si accostò al Re che stava seduto nella sala di sopra, riservata a lui solo per prendervi il fresco, e gli disse Ho una parola da dirti da parte di Dio. Questi si alzò dal suo seggio e Ehud stesa la mano sinistra, trasse la spada dal suo fianco destro e gliela piantò nel ventre. Anche l'Elza entrò dopo la lama e il grasso si richiuse attorno alla lama, perché egli non ritirò il, dal ventre la spada che gli usciva per il di dietro. Poi Ehud uscì nel portico, chiuse le porte della sala di sopra e mise i chiavistelli. Or, quando fu uscito, vennero i servi, i quali guardarono, ed ecco che le porte della sala di sopra erano chiuse a chiavistello e dissero, «Certo egli fa i suoi bisogni nello stanzino della stanza fresca». E tanto aspettarono che ne furono confusi, e come egli non apriva le porte della sala, quelli presero la chiave, aprirono ed ecco che il loro signore era stesso per terra morto. Mentre si indugiavano, Ehud si die alla fuga, passò oltre le cave di pietra e si mise in salvo in Seira. Arrivato che fu solo la tromba nella contrada montuosa di Ephraim, e i figlioli di Israele scessero con lui nella contrada montuosa, Egli si mise alla loro testa e disse loro, seguitemi perché l'Eterno vi ha dato nelle mani i Maobiti, i vostri nemici. E quelli scesero dietro a lui e si impadronirono dei guadi del Giordano per impedirne il passo ai Maobiti e non lasciarono passare alcuno. E in quel tempo sconfissero circa diecimila Maobiti, tutti robusti e valorosi, e non ne scampò uno. Così in quel giorno Moab fu umiliato sotto la mano di Israele, e il paese ebbe requie per otto anni. Dopo Ehud venne Shamgar figliuolo di Anat. Egli sconfisse 600 filistei con un pignuolo da buoi, e anche egli liberò Israele. Giudici capitolo quarto Morto che fu Ehud. I figliuoli d'Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Yabin re di Canaan, che regnava a Azor. Il capo del suo esercito era Sisera, che abitava a Oroshet Goim. E i figlioli d'Israele gridarono all'Eterno perché Yabin aveva novecento carri di ferro e già da venti anni opprimeva con violenza i figlioli d'Israele. Ora in quel tempo era giudice d'Israele una profetessa, Deborah moglie di Lipidot. Essa sedeva sotto la palma di Deborah fra Rama e Betel nella contrada montuosa di Efraim, e i figlioli d'Israele salivano a lei per farsi rendere giustizia. Ora ella mandò a chiamare Barak, figliolo da Bio Noam, a Cades di Neftali e gli disse: L'Eterno il Dio d'Israele. Non t'ha egli dato quest'ordine? Va, raduna sul monte Tabor e prendi teco diecimila uomini dei figlioli di Neftali e de dei figlioli di Zabulon, e io attirerò verso di te al torrente chi son Sissera capo dell'esercito di Iabinco e i suoi carri e la sua numerosa gente, e io le darò nelle tue mani? Barak le rispose, Se vieni meco andrò, ma se non vieni meco non andrò. Ed ella disse, certamente verrò con te, soltanto la via per cui ti metti non ridonderà ad onor tuo, poiché l'Eterno darà sì sera in mando una donna. E Deborah si levò e andò con Barak a Cades. E Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades, diecimila uomini si misero al suo seguito e Deborah salì con lui. Or Heber, il Caneo, s'era separato dai Chenei discendente di Obab, suocero di Mosè, e aveva piantato le sue tende fino al querceto di Tzannaim, che è presso a Cades. Fu riferito a Sisera che Barak, figliolo da Binuam, era salito sul monte Tabor, e Sisera radunò tutti i suoi carri, novecento carri di ferro, e tutta la gente che era seco, da Orochetgoim fino al torrente Chisom. E Deborah disse a Barak, «Levati!» Perché questo è il giorno in cui l'Eterno ha dato Sisera nelle tue mani. L'Eterno non va egli dinanzi a te? Allora Barak scese dal monte Tabor seguito da diecimila uomini e l'Eterno mise in rotta davanti a Barak Sisera con tutti i suoi carri e con tutto il suo esercito che fu passato a fil di spada. E Sisera sceso dal carro si die alla fuga a piedi. Ma Barak inseguì i carri dell'esercito fino a Oroshet Goim e tutto l'esercito di Sisera cadde sotto i colpi della spada e non ne scampò un uomo. Sisera fuggì a piedi verso la tenda di Yael, moglie di Eber, il Caneo, perché vera pace fra Yabin, re di Azor, e la casa di Eber, il Caneo. E Yael uscì incontro a Sisera e gli disse, Entra, signor mio, entra da me, non temere. Ed egli entrò da lei nella sua tenda, ed essa lo coprì con una coperta, ed egli le disse De dammi un po' d'acqua da bere perché ho sete, e quella aperto l'otre del latte gli diede da bere e lo coprì. Ed egli le disse: Statene all'ingresso della tenda, e se qualcuno viene a interrogarti dicendo C'è qualcuno qui dentro? Didi di no. Allora Yahel, moglie di Eber, prese un piuolo dalla tenda e dato di piglio al martello, venne pian piano a lui e gli piantò il piolo nella tempia sì che esso penetrò in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito e morì. Ed ecco che come Barakhin seguiva Sisera, Yahel uscì ad incontrarlo e gli disse Vieni e ti mostrerò l'uomo che cerchi. Ed egli entrò da lei ed ecco Sisera era stesso morto col piolo nella tempia. Così Idio umiliò quel giorno Yabin re di Canaan dinanzi ai figlioli d'Israele, e la mano dei figlioli d'Israele andò sempre più aggravando su Yabin re di Canaan, finché ebbe sterminato Yabin re di Canaan. Giudici capitolo quinto In quel giorno, Deborah cantò questo cantico con Barak, figliolo Binoam. Perché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele? Perché il popolo si è mostrato volenteroso? Benedite l'Eterno. Ascoltate, o re. Porgete orecchio, o principi, all'Eterno sì, io canterò, salmeggerò all'Eterno, all'Iddio di Israele. O Eterno, quando uscisti da Seir, quando venisti dai campi di Edom, la terra tremò, ed anche i cieli si sciolsero come le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi per la presenza dell'Eterno, anche il Sinai là fu scosso dinanzi all'Eterno, all'Iddio d'Israele. Ai giorni di Shamgar, il figliuolo di Amat, ai giorni di Yahel, le strade erano abbandonate, e i viandanti seguivano sentieri tortuosi, i capi mancavano in Israele, mancavano finché non sorsi io, Deborah, finché non sorsi io come una madre in Israele. Si sceglievan dei nuovi dèi e la guerra era alle porte. Si scorgeva forse uno scudo, una lancia, fra 40.000 uomini d'Israele? Il mio cuore va ai condottieri d'Israele. O voi che v'offriste volenterosi fra il popolo, benedite l'Eterno. Voi che montate asine bianche, voi che sedete su ricchi tappeti e voi che camminate per le vie, cantate. Lungi dalle grida degli arcieri, là tra le abbeveratoi, si celebrano gli atti di giustizia dell'Eterno, gli atti di giustizia dei suoi capi in Israele. Allora il popolo dell'Eterno discese alle porte. Destati, destati o oh debora, destati. Testati, sciogli un canto, levati, o Barak e prendi i tuoi prigionieri, o figlio d'Abinoam. Allora scese un residuo, alla voce dei nobili scese un popolo, l'Eterno scese con me fra i prodi. Da Efraim vennero quelli che stanno sul monte di Amalek. Al suo seguito venne Beniamino, fra le tue genti di Machir scesero dei capi, da de Zabulon quelli che portano il bastone del comando. I principi di Saccar furono con Deborah, quale fu Barak, tale fu Isaccar, si slanciò nella valle sulle orme di lui, presso i rivi di Ruben, grandi furono le risoluzioni del cuore. Perché sei tu rimasto fra gli ovigli ad ascoltare il flauto dei pastori presso i rivi di Ruben? Grandi furono le deliberazioni del cuore. Galaad non ha lasciato la sua dimora di là dal Giordano. E Dan perché si è tenuto sulle sue navi? Asher è rimasto presso il lido del mare e si è riposato nei suoi porti. Zabulon è un popolo che ha esposto la sua vita alla morte e Neftali anch'egli sulle alture della campagna. I re vennero, pugnarono, allora pugnarono i re di Canaan a Tanac, presso le acque di Megiddo. Non ne riporto un prezzo d'argento. Dai cieli si combatté. Gli astri nel loro corso combatteron contro Sisera, il torrente di Chison li travolse, l'antico torrente il torrente di Chison. Anima mia, avanti con forza. Allora gli zoccoli dei cavalli martellavano il suolo al galoppo, al galoppo dei loro guerrieri in fuga. Maledite Meroz, dice l'angelo dell'Eterno, maledite, maledite i suoi abitanti perché non vennero in soccorso dell'Eterno, in soccorso dell'Eterno assieme coi prodi. Benedetta sia fra le donne Yahel, moglie di Eber il Cheneo, fra le donne che stanno sotto le tende sia ella benedetta. Egli chiese dell'acqua, ed ella gli dè del latte, in una coppa d'onore gli offerse della crema. Con una mano diede di piglio al piuolo, e con la destra al martello degli operai, colpiscisera, gli spaccò la testa, gli fracassò, gli trapassò le tempie. Ai piedi d'essa e si piegò, cadde, giacque disteso ai piedi d'essa, si piegò e cadde, là dove si piegò, cadde esamine. La madre di Sisera guarda per la finestra e grida attraverso l'inferriata perché il suo carro sta tanto a venire, perché son così lenti le ruote dei suoi carri? Le più savie delle dame le rispondono ed ella pur replica a se stessa. Non trova un bottino? Non se lo dividono? Una fanciulla, due fanciulle per ognuno. A Sisera un bottino di vesti variopinte, un bottino di vesti variopinte ricamate di vesti variopinte e ricamate da i lati per le spalle del vincitore. Così periscano tutti i tuoi nemici, o oh Eterno, e quelli che t'amano sia come il sole quando si leva in tutta la sua forza, ed il paese bereque per quarant'anni. Giudici capitolo sesto Or i figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti i figlioli di Israele si fecero delle caverne che sono nei monti e delle spelonche e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalekiti e i figlioli dell'Oriente salivano contro di lui». S'accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino verso Gaza, e non lasciavano in Israele né viveri né pecore né buoi né asini, poiché salivano con i loro greggi e con le loro tende, e arrivavano come una moltitudine di locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli, e venivano nel paese per devastarlo. Israele, dunque, fu ridotto in gran miseria a motivo di Madiam, e i figlioli di Israele gridarono all'Eterno. E avvenne che, quando i figlioli di Israele ebbero gridato all'Eterno a motivo di Madiam, l'Eterno mandò ai figlioli di Israele un profeta, che disse loro, «Così dice l'Eterno lì Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto, e vi trassi dalla casa di schiavitù, e vi liberai dalla mano degli Egiziani, e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano.» Li cacciai dinanzi a voi, vi detti il loro paese, e vi dissi, Io sono l'Eterno, il vostro Dio, non adorate gli dèi degli amorei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Poi venne l'angelo dell'Eterno, e si assise sotto il terebinto Dofra, che apparteneva ad Ioas, a Biecerita e a Gedeone, figliuolo di Joas e batteva il grano nello strettoio per metterlo al sicuro dai Madianiti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse, L'Eterno è teco, o oh, uomo forte e valoroso. E Gedeone gli rispose, Ahimè, signor mio, se l'Eterno è con noi, perché ci avviene tutto questo? E dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo L'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madiam. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse, Va con cotesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madiam. E non son io che ti mando? Ed egli a lui, Ah, signor mio, con che salverò io Israele? Ecco, il mio migliaio è il più povero di Manasse, e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. E l'Eterno gli disse, perché io sarò teco, tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. E Gedeone a lui, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno che sei proprio tu che mi parli. De, non tene andar di qui prima che io torni da te e ti rechi la mia offerta e te la metta dinanzi. E l'Eterno disse, aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto, e con un'efa di farina fece delle focacce a zime, mise la carne in un canestro, e il brodo in una pentola, li portò tutto sotto il terebinto, e glieli offrì. E l'angelo di Dio gli disse, «Prendi la carne e le focacce a zime, mettile su questa roccia, e versati su il brodo». Ed egli fece così. Allora... L'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce a cime. E salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce a cime. E l'angelo dell'Eterno scomparve dalla vista di lui. E Gedeone vide che era l'angelo dell'Eterno e disse Misero me, o oh Signore, o oh Eterno, già che ho veduto l'angelo dell'Eterno a faccia a faccia. E l'Eterno gli disse: Stai in pace, non temere, non morrai. E allora Gedeone edificò quivi un altare all'Eterno e lo chiamò l'Eterno Pace. Esso esiste anche al dì a Ofra degli Abiezzeriti. E in quella stessa notte l'Eterno gli disse: Prendi il giovenco di tuo padre, il secondo toro di sette anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, Abbatti l'idolo che gli sta vicino, e costruisci un altare all'Eterno al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro, e offri un casto sulle legna dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese dieci uomini fra i suoi servitori, e fece come l'Eterno gli aveva detto». Ma non osando farlo di giorno per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. E quando la gente della città l'indomani mattina si levò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito e che l'idolo posto vi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in Olocausto sull'altare che era stato costruito. E dissero l'un l'altro, Chi ha fatto questo? Ed essendosi informati e avendo fatto delle ricerche fu loro detto, Gedeone figliuolo di Ioas ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Ioas, mena fuori il tuo figliuolo e sia messo a morte perché ha demolito l'altare di Baal ed ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino. E Joas rispose a tutti quelli che insorgevano contro a lui, volete voi difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua casa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, già che hanno demolito il suo altare. Perciò, quel giorno, Gedeone fu chiamato Yeruba perché si disse difenda Baal la sua causa contro a lui, già che egli ha demolito il suo altare. Or tutti i Madianiti, gli Amalekiti e i figliuoli dell'Oriente si radunarono presso al Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Ma lo Spirito dell'Eterno si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli Abizeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messi a tutto Menasse, che fu pure convocato per seguirlo. Mandò altresì dei messi nelle tribù di Asher, di Zabulon, di Neftali. Le quali salirono ad incontrare gli altri. E Gedeone disse a Dio: Se vuoi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia, se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per la mia mano, come hai detto. E così avvenne. La mattina dopo, Gedeone si levò per tempo strizzò il vello e ne spreme la rugiada, una coppa piena d'acqua. E Gedeone disse a Dio, non s'accenda l'ira tua contro di me, io non parlerò più che questa volta. De che io faccia ancora un'altra prova sola col vello, resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno. E Dio fece così quella notte e il vello restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Giudici capitolo settimo Jerubabal dunque, o vale a dire Gedeone, con tutta la gente che era con lui, levatosi la mattina di buon'ora, si accampò presso la sorgente di Harod. Il campo di Madiam era al nord di quello di Gedeone verso la collina di More nella valle. E l'Eterno disse a Gedeone, La gente che è teco è troppo numerosa per chi dia Madia nelle sue mani. Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire, La mia mano è quella che m'ha salvato. Or dunque fa proclamare questo, sì che il popolo loda. Chiunque ha paura e trema se ne torni indietro e s'allontani dal monte di Galaad. E tornarono indietro ventiduemila uomini del popolo e ne rimasero diecimila. E l'Eterno disse a Gedeone, la gente è ancora troppo numerosa. Falla scendere all'acqua e qui vi te ne darò la scelta. Quello del quale ti darò questo va da teco, andrà teco, e quello del quale ti darò questo non va da teco, non andrà. Gedeone fece dunque scendere la gente all'acqua e l'Eterno gli disse: tutti quelli che lambiranno l'acqua con la lingua come la lambisce il cane li porrai da parte, così pure tutti quelli che per bere si metteranno in ginocchio. E il numero di quelli che lambirono l'acqua portandosela alla bocca nella mano fu di trecento uomini, tutto il resto della gente si mise in ginocchio per bere l'acqua. Allora l'Eterno disse a Gedeone, mediante questi trecento uomini che hanno lambito l'acqua, io vi libererò e darò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua. I trecento presero i viveri del popolo e le sue trombe, e Gedeone, rimandati tutti gli altri uomini di Israele, ciascuno alla sua tenda, ritenne questi con sé. Ora il campo di Madiam era sotto quello di lui nella valle. In quella stessa notte l'Eterno disse a Gedeone, levati. Piomba sul campo, perché io te l'ho dato nelle mani. Ma se hai paura di farlo, scendivi con pura tuo servo, e udrai quello che dicono, e dopo questo le tue mani saranno fortificate per piombar sul campo. Egli dunque scese con pura suo servo fino agli avamposti del campo. Ora i Madianiti, gli Amalechiti e tutti i figlioli dell'Oriente erano sparsi nella valle come una moltitudine di locuste, e i loro cammelli erano innumerevoli come la rena che è sul lido del mare. E come Gedeone vi giunse, ecco che un uomo raccontava un sogno al suo compagno e gli diceva Io ho fatto un sogno. Mi pareva che un pan tondo d'orso rotolasse nel campo di Maria e giungesse alla tenda la investisse in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla atterrata. E il suo compagno gli rispose e gli disse questo non è altro che la spada di Gedeone, figliuolo di Gioas, uomo di Israele, nelle sue mani Dio ha dato Madian e tutto il campo. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò il Dio, Poi tornò nel campo di Israele e disse: Levatevi, perché l'Eterno ha dato nelle vostre mani il campo di Madian. E divise i trecento uomini in tre schiere, consegnò a tutti quanti delle trombe, e delle brocche vuote con delle fiaccole entro le brocche e disse loro Guardate me e fate come farò io quando sarà giunto all'estremità del campo come farò io così farete voi e quando io con tutti quelli che son meco sonerò la tromba anche voi darete nelle trombe intorno a tutto il campo e direte per l'eterno e per Gedeone Gedeone e i trecento uomini che erano con lui giunsero all'estremità del campo al principio della vigilia di mezzanotte, nel mentre che si era appena data la muta alle sentinelle. Sonarono le trombe, spezzarono le brocche che tenevano in mano. Allora le tre schiere dettero nelle trombe, spezzarono le brocche, con la sinistra presero le fiaccole, con la destra le trombe per suonare, e si misero a gridare, «La spada per l'Eterno e per Gedeone!» Ed ognuno di loro rimase al suo posto intorno al campo, e tutto il campo si dì a correre, a gridare, a fuggire, e mentre quelli suonavano le trecento trombe, l'Eterno fece volgere la spada di ciascuno contro il compagno per tutto il campo. E il campo fuggì fino a Beshitat, verso Cesera, fino all'orlo di Abmeolat, presso Tabat. Gli Israeliti di Neftale, di Asher e tutto Menasse si radunarono e inseguirono i Madianiti. E Gedeone bando demessi per tutta la contrada montuosa di Efraim a dire scendete contro i Madianiti e tagliate loro il passo delle acque fino a Bet-Barat e ai guadi del Giordano. Così tutti gli uomini di Efraim si radunarono e si impadronirono dei passi delle acque fino a Bet-Barat e ai guadi del Giordano. E presero due principi di Madiam. Oreb e Zeeb uccisero Oreb al masso di Oreb e Zeeb allo strettoio di Zeeb, inseguirono i Madianiti e portarono le teste di Oreb e di Zeeb a Gedeone dall'altro lato del Giordano. Giudici capitolo ottavo Gli uomini di Efraim dissero a Gedeone che azione è questa che tu ci hai fatto non chiamandoci quando sei andato a combattere contro Madiam? Ed ebbero con lui una disputa violenta, ed egli rispose loro: Che ho fatto io al paragon di voi? La rascimolatura de Fran non vale essa più della vendemmia da Bieser? E Dio va dato nelle mani i principi di Madiam Oreb e Zeb, che dunque ho potuto far io al paragon di voi? Quando egli ebbe, lor detto questa parola, la loro ira contro di lui si calmò, e Gedeone arrivò a Giordano e lo passò con i trecento uomini che erano con lui, i quali, benché stanchi, continuavano a inseguire il nemico, e disse a quelli di Succoth, — Datevi, prego, dei pani alla gente che mi segue, perché è stanca, e io sto inseguendo Zeba e Zalumna, re di Madian. Ma i capi di Succoth risposero, Tieni tu forse già nelle tue mani i polti di Zeba e di Zalunna, che abbiamo a dar del pane al tuo esercito? E Gedeone disse, Ebbene, quando l'Eterno mi avrà dato nelle mani Zeba e Zalunna, io vi lascerò delle carni con delle spine nel deserto e con dei triboli. Di là salì a Penuel e parlò a quei di Penuel nello stesso modo, ed essi gli risposero come avevano fatto quelli di Sukkot, ed egli disse anche a quelli di Penuel, quando tornerò in pace, abbatterò questa torre. Orzeba e Zalmunna erano a Kargor con loro esercito di circa mila uomini, che era tutto quel che rimaneva dell'intero esercito dei figlioli dell'Oriente, perché 120.000 uomini che portavano spada erano stati uccisi. Gedeone salì per la via di quelli che abitavano sotto le tende a oriente di Noba e a Yogbeba e sconfisse l'esercito che si credeva sicuro. E Zeba e Zalmunna si diedero alla fuga, ma egli l'inseguì, prese i due re di Madiam, Zeba e Zalmunna, e sbaragliò tutto l'esercito. Poi Gedeone figliuolo di Ioas, tornò dalla battaglia per la salita di Eres. Mise le mani sopra un giovane della gente di Sukkot e lo interrogò ed egli die per iscritto i nomi dei capi degli anziani di Sukkot che erano settantasette uomini. Poi venne alla gente di Sukkot e disse Ecco Zeba e Zamunna a proposito dei quali mi insultaste dicendo hai tu forse già nelle mani i polsi di Zeba e di Zamunna che noi abbiamo da far del pane e da darlo alla tua gente stanca? E prese gli anziani della città e con delle spine del deserto e con dei triboli castigò gli uomini di Sucot e abbatté la torre di Penuel e uccise la gente della città. Poi disse a Zeba e a «Come com'erano gli uomini che avete uccisi al tabor? Quelli rispose, erano come te, ognuno desi aveva l'aspetto d'un figlio di re. Ed egli rispose, erano miei fratelli figliuoli di mia madre come è vero che l'Eterno vive, se aveste risparmiato la loro vita io non vi ucciderei. Poi disse a Jeter suo primogenito, levati e uccidili. Ma il giovane non tirò la spada perché aveva paura essendo ancora un giovinetto. E Zeba e Zalmunna dissero, levati tu stesso e daci il corpo mortale, poiché qual è l'uomo tal e la sua forza. E Gedeone si levò e uccise Zeba e Zalmunna e prese le mezzalune con i loro cammelli, che portavano al collo, allora gli uomini di Israele dissero a Gedeone, Regna su noi tu e tuo figliuolo e il figliuolo del tuo figliuolo, già che ci hai salvato dalla mano di Madiam. Ma Gedeone rispose loro, Io non regnerò su voi, nel mio figliuolo regnerà su voi. L'Eterno è quelli che regnerà su voi. Poi Gedeone disse loro, una cosa voglio chiedervi, che ciascun di voi mi dia gli anelli del suo bottino. I nemici avevano degli anelli d'oro che erano Ismaeliti, e quelli risposero li daremo volentieri. E stesso un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino, il peso degli anelli d'oro che gli aveva chiesto fu di mille settecento sicli d'oro, oltre le mezzalune, i pendenti e le vesti di porpora che i re di Madian avevano addosso, e oltre i colladi che i loro cammelli avevano al collo, e Gedeone ne fece un efod che pose in a sua città, tutto Israele vandò a, prostitu a prostituirsi, ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa. Così Madian fu umiliato davanti ai figliuoli di Israele e non si alzò più il capo, e il paese ebbe requie per quarant'anni durante la vita di Gedeone». Yerubaba, figliuolo di Ioas, tornò a dimorare a casa sua. Or, Gedeone ebbe settanta figliuoli che gli nacquero dalle molte mogli che gli ebbe. E la sua concubina che stava a Sichem gli partorì anch'ella un figliuolo, al quale pose nome Abimelech. Poi Gedeone, figliuolo di Joas, morì in buona vecchiaia e fu sepolto nella tomba di Ioas suo padre a Ofra degli Abizzeriti. Dopo che Gedeone fu morto, i figlioli d'Israele ricominciarono a prostituirsi agli idoli di Baal e presero Baal-Berit come loro dio. I figlioli d'Israele non si ricordavano dell'Eterno del loro dio che li aveva liberati dalle mani di tutti i loro nemici d'ogni intorno e non dimostrarono alcuna gratitudine alla casa di Yerubba Baal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che gli aveva fatto a Israele. Abimelech, figliuolo di Ierubbaal, andò a Sikhen dai fratelli di sua madre e parlò loro e a tutta la famiglia del padre di sua madre dicendo De, dite ai Sikhemiti in modo che tutti odano, qualcosa è migliore per voi che settanta uomini, tutti figliuoli di Ierubbaal, regnino su voi? Oppure che regni su voi uno solo? E ricordatevi ancora che io sono vostre ossa e vostra carne. I fratelli di sua madre parlarono di lui, ripetendo a tutti i sicchemiti tutte quelle parole. E il cuor loro s'inchinò a favore di Abimelech perché dissero, è nostro fratello. E gli diedero settanta sicli d'argento che tolsero dal tempio di Baal Berit, con i quali Abimelech assoldò degli uomini da nulla e audaci che lo seguirono. Ed egli venne alla casa di suo padre a Ofra e uccise sopra una stessa pietra i suoi fratelli figliuoli di Jerubal settanta uomini, ma Jotan figliuolo minore di Jerubal scappò perché s'era nascosto. Poi tutti i Sichemiti e tutta la casa di Millo si radunarono e andarono a proclamare Re Abimelech presso la quercia del monumento che si trova a Sichem. E Iotam, essendo stato informato della cosa, andò a porsi sulla sommità del monte Garazin e alzando la voce gridò, Ascoltatemi, Sichemiti, e vi ascolti Dio. Un giorno gli alberi si misero in cammino per ungere un re che regnasse su loro e dissero all'ulivo, Regna tu su noi. Ma l'ulivo rispose, Rinunzierei io al mio olio che Dio e gli uomini onorano in me per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora gli alberi dissero al fico, Vieni tu a regnare su noi. Ma il fico rispose loro, Rinunzierei io alla mia dolcezza e al mio frutto squisito per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Poi gli alberi dissero alla vite, vieni tu a regnare su noi. Ma la vite rispose loro, rinunzierei io al mio vino che rallegra Dio e gli uomini per andare ad agitarmi al di sopra degli alberi? Allora tutti gli alberi dissero al pruno, vieni tu a regnare su noi. E il pruno rispose agli alberi, se è proprio in buona fede che volete ungermi re per regnare su voi, venite a rifugiarvi sotto l'ombra mia, se no esca un fuoco dal pruno e divori i cetri del Libano. Ed ora, se voi vi siete condotti con fedeltà e con integrità proclamando re Abimelech, se avete agito bene verso Yerubbaal e la sua casa, se avete ricompensato lui, mio padre, di quel che ha fatto per voi, quando ha combattuto per voi, quando ha messo a repentaglio la sua vita e vi ha liberati dalle mani di Madiam, mentre voi oggi siete insorti contro la casa di mio padre e avete ucciso i suoi figliuoli, settanta uomini, sopra una stessa pietra, e avete proclamato re dei sicemiti Abimelech, figliuolo della sua serva, perché è vostro fratello, se dico, avete oggi agito con fedeltà e con integrità verso Yerubal e la sua casa, godetevi Abimelech, e Abimelech si goda di voi. Se no, esca da Abimelech un fuoco che divori Sichemiti e la casa di Millo, ed esca dai Sichemiti e dalla casa di Millo un fuoco che divori Abimelech. Poi Jotam corse via, fuggì. E andò a stare a Ber per paura di Abimelech suo fratello. E Abimelech signoreggiò sopra Israele tre anni. Poi il Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i sicemiti. E i Sechemiti ruppero fede ad Abimelech affinché la violenza fatta ai settanta figlioli di Jerubbaal ricevesse il suo castigo e il loro sangue ricadesse sopra Abimelech, loro fratello, che li aveva uccisi, e sopra i Sechemiti, che gli avevano prestato mano a uccidere i suoi fratelli. I Sechemiti posero in agguato contro di lui sulla cima dei monti della gente, che svaligiava sulla strada chiunque le passasse vicino. E Abimelech fu informato della cosa. Poi Gal, figliolo di Ebed e i suoi fratelli, vennero e si stabilirono a Sichen, e i Sichemiti risposero in lui la loro fiducia e usciti alla campagna vendemmiarono le loro vigne, pestarono le uve e fecero festa. Poi entrarono nella casa del loro Dio, mangiarono, bevvero e maledissero Abimelech. E Gal, figliuolo di Ebe, disse, Chi è Abimelech e che cos'è Sikhen che abbiamo a servire ad Abimelech? Non è egli il figliolo di Erubaal? E Zebul non è egli il suo commissario? Servite agli uomini di Hamor, padre di Sikem. Ma noi perché serviamo a costui? Ah, se avessi in potere mio questo popolo, io caccerei Abimelech. Poi disse ad Abimelech: Rinforza il tuo esercito e fatti avanti. Orsebul, governatore della città, aveva udito le parole di Gal, figliuolo di Ebed, e s'accese d'ira. E mandò segretamente De Messie ad Abimelech per dirgli: Ecco, Gal, figliuolo di Ebed, e i suoi fratelli sono venuti a Sichem e sollevano la città contro di te. Or dunque, levati di notte con la gente che è teco e fa un'imboscata nella campagna, e domattina non appena spunterai il sole, ti leverai e piomberai sulla città. E quando Gaal, con la gente che è con lui, uscirà contro di te, tu gli farai quel che sarà necessario. Abimele che tutta la gente che era con lui si levarono di notte e fecero un'imboscata contro Assikem, divisi in quattro schiere. Intanto Gal, figliuolo di Ebed, uscì e si fermò all'ingresso della porta della città e Ebimelech uscì dall'imboscata con la gente che era con lui. Gal, veduta quella gente, disse a Zebul, ecco gente che scende dall'alto dei monti. E Zebul gli rispose, tu vedi l'ombra dei monti e la prendi per uomini. E Garri prese a dire, Guarda, c'è gente che scende dalle alture del paese e una schiera che giunge per la via della guercia degli Indovini. Allora Zabul gli disse, Dov'è ora la tua millanteria di quando dicevi chi è Abimelech che abbiamo a servirgli? Non è questo il popolo che disprezzavi? Orsù, fatti avanti e combatti contro di lui. Allora Gal uscì alla testa dei Sichemiti e die battaglia ad Abimelech. Ma Abimelech gli diede la caccia, ed egli fuggì dinanzi a lui, e molti uomini caddero morti fino all'ingresso della porta. E Abimelech si fermò ad Aruma, e Zebul cacciò Gal e i suoi fratelli, che non poterono più rimanere a Sichem. Il giorno seguente il popolo di Sichem uscì alla campagna, e Abimelech ne fu informato. E gli prese allora la sua gente, la divise in tre schiere e fece un'imboscata nei campi, e quando vide che il popolo usciva dalla città, gli si levò contro e ne fece strage. Poi Abimelech e la gente che aveva seco si slanciarono e vennero a porsi all'ingresso della porta della città, mentre le altre due schiere si gettarono su tutti quelli che erano nella campagna e ne fecero strage. E Abimelech attaccò la città tutto quel giorno e la prese e uccise il popolo che vi si trovava, poi spianò la città e vi seminò del sale. Tutti gli abitanti della torre di Sichem, all'udire questo, si ritirarono nel torrione del tempo di Elberit, e fu riferito ad Abimelech che tutti gli abitanti della torre di Sichem si erano adunati quivi. Allora Abimelech salì sul monte Zalmon con tutta la gente che era con lui, di piglio a una scure, tagliò un ramo d'albero, lo sollevò e se lo mise sulla spalla. Poi disse alla gente che era con lui: Quel che mi avete veduto fare, fatelo presto anche voi. E tutti tagliarono quindi anch'essi dei rami, ognuno il suo, e seguirono Abimelech. Posero i rami contro il torrione, e alsero il torrione con quelli che v'erano dentro. Così perì tutta la gente della torre di Siche, circa mille persone fra uomini e donne. Poi Abimelech tornò a Tebez. La cinse d'assedio e la prese. Ora in mezzo alla città c'era una forte torre dove si rifugiavano tutti gli abitanti della città, uomini e donne, e si rinchiusero dentro e salirono sul tetto della torre. Abimelech, giunto alla torre, l'attaccò e si accostò alla porta della torre per appiccarvi il fuoco. Ma una donna gettò giù un pezzo di macina sulla testa di Abimelech e gli spezzò il cranio. Ed egli chiamò tosto il giovane che gli portava le armi e gli disse Tira fuori la spada e uccidemi, affinché non si dica l'ha ammazzato una donna. E il suo giovane allora lo trafisse ed egli morì. E quando gli Israeliti ebbero veduto che Abimelech era morto, se ne andarono ognuno a casa sua. Così Dio fece ricadere sopra Abimelech il male che egli aveva fatto contro suo padre uccidendo settanta suoi fratelli. E Dio fece anche ricadere sul capo della gente di Sikem tutto il male che essa aveva fatto, e su loro si compie la maledizione di Jotam, figliuolo di Erubal. Giudici, capitolo decimo Or dopo Abimelech, sorse per liberare Israele Tola, figliuolo di Pua, figliuolo di Dodo, uomo di Saccar. Dimorava a Samir nella contrada montuosa di Efraim, fu giudice di Israele per ventitré anni, poi morì e fu sepolto a Samir. Dopo di lui sorse Yair, il Galadita, che fu giudice di Israele per ventidue anni, ebbe trenta figliuoli che cavalcavano trenta sinelli, e avevano trenta città che si chiamano anche oggi i borghi di Yair, e sono nel paese di Galad. Poi Jair morì e fu sepolto a Camon. E i figliuoli d'Israele di continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e servirono gli idoli di Baal e di Astarte, gli dèi della Siria, agli dèi di Sidon, agli dèi di Moab, agli dèi dei figliuoli di Amon, agli dèi dei Filistei, e abbandonarono l'Eterno che non gli servirono più. L'ira dell'Eterno s'accese contro Israele, ed egli li die nelle mani dei filistei e nelle mani dei figlioli di Amon. E in quell'anno questi angariarono ed oppressero i figlioli di Israele per diciotto anni, oppressero tutti i figlioli di Israele che erano al di là del Giordano nel paese degli Amorei e in Galaad. E i figlioli di Ammon passarono il Giordano per combattere anche contro Giuda e contro Beniamino e contro la casa di Efraim. E Israele fu in grande angustia. Allora i figliuoli di Israele gridarono all'Eterno dicendo, Abbiamo peccato contro di te perché abbiamo abbandonato il nostro Dio e abbiamo servito agli idoli di Baal. E l'Eterno disse ai figlioli di Israele, Non vi ho io liberati dagli egiziani, dagli amorei, dai figliuoli di Amon e dai filistei? Quando i sidoni, gli amalechiti, e i Maoniti vi opprimevano e voi gridaste a me non vi liberai io dalle loro mani? Eppure m'avete abbandonato e avete servito ad altri dei, perciò io non vi libererò più. Andate a gridare agli dèi che avete scelto vi salvino essi nel tempo della vostra angoscia. E i figlioli di Israele dissero all'Eterno Abbiamo peccato, facci tutto quello che a te piace, soltanto te ne preghiamo, liberaci oggi. Allora tolsero di mezzo a loro gli dei stranieri e servirono all'Eterno che si accorò per l'afflizione di Israele. i figlioli di Amon s'adunarono e si accamparono in Galaad, e i figlioli di Israele s'adunarono e si accamparono a Mitzpah. Il popolo, i principi di Galaad, si dissero l'uno all'altro Chi sarà l'uomo che comincerà l'attacco contro i figlioli di Amon? Quelli sarà il capo di tutti gli abitanti di Galaad. Giudici capitolo undicesimo. Ora Jefte il Galadita era un uomo forte e valoroso, figliuolo di una meretrice, e aveva Galaad per padre. La moglie di Galaad gli aveva dato dei figliuoli e quando questi figliuoli della moglie furono grandi, Cacciarono Jefte e gli dissero, «Tu non avrai eredità in casa di nostro padre, perché sei figliuolo di un'altra donna!» E Jefte se ne fuggì lungi dai suoi fratelli e si stabilì nel paese di Tob. Degli uomini da nulla si raccolsero intorno a Jefte e facevano delle incursioni con lui. Qualche tempo dopo avvenne che i figlioli di Amon mossero guerra a Israele, e come i figlioli di Amon muovevano guerra a Israele, gli anziani di Galaad andarono a cercare Iefte nel paese di Tob, e dissero a Iefte, Vieni, sii nostro capitano e combatteremo contro i figlioli di Amon. Ma Iefte rispose agli abitanti di Galaad, Non m'avete voi odiato e cacciato dalla casa di mio padre? Perché venite da me ora che siete nell'angustia? E gli anziani di Galaad dissero a Iefte, Appunto per questo torniamo ora da te. Onde tu venga con noi e combatta contro i figlioli di Amon, e tu sia capo di noi tutti gli abitanti di Galaad. Iefte rispose agli anziani di Galaad Se mi riconducete da voi per combattere contro i figlioli di Amon e l'Eterno ridà dà il mio potere, io sarò vostro capo. E gli anziani di Galaad dissero a Iefte, L'Eterno sia testimone tra noi e ci punisca se non facciamo quello che hai detto. Iefte dunque andò con gli anziani a Galaad, il popolo lo costituì suo capo e condottiero, e Jefte ripeté davanti all'Eterno a Mizpa tutte le parole che aveva detto prima. Poi Jefte inviò dei messi al re dei figlioli di Amon per dirgli Che questione c'è fra me e te che tu venga contro di me per far guerra al mio paese? E il re dei figlioli di Amon rispose ai messi di Iefte. Mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto, si impadronì del mio paese, dall'Armon fino allo Yabok e al Giordano. Rendimelo all'amichevole. Jefte inviò di nuovo dei messi al re dei figlioli di Amon per dirgli, Così, dice Jefte, Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese dei figlioli di Amon. Ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messi al re di Edom per dirgli ti prego lasciami passare per il tuo paese. Ma il re di Edom non acconsentì. Mandò anche al re di Moab, il quale pure rifiutò. E Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom, del paese di Moab, giunse ad oriente del paese di Moab e si accampò di là dall'Armon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Armon segna il confine di Moab. E Israele inviò dei messi a Sihon, re degli Amorei, re di Eshbon, e gli fe dire: Ti preghiamo, lasciaci passare dal tuo paese per arrivare al nostro. Ma Sihon non si fidò di Israele per permettergli di passare per il suo territorio. Anzi, Sihon radunò tutta la sua gente e s'accampò a Yataz e combatté contro Israele. E l'Eterno il di Israele diede Sihon e tutta la sua gente nelle mani di Israele che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella contrada. Conquistò tutto il territorio degli Amorei dall'Arno allo Yabok e dal deserto al Giordano. Ed ora che l'Eterno, il Dio di Israele, ha cacciato gli Amorei dinanzi a Israele e che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Mosh il tuo Dio t'ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che l'Eterno ha cacciati dinanzi a noi. Sei tu, forse da più di Balak, figliolo di Zippor, re di Moab, Mosse egli querela d'Israele, Israele o gli fece egli guerra? Sono trecent'anni che Israele abita a Eshbon e nelle città del suo territorio, a Roer e nelle città del suo territorio e in tutte le città lungo l'Arnon, perché non gliele avete tolte durante questo tempo? Io non t'ho offeso e tu agisci male verso di me, movendomi guerra. L'Eterno, il giudice, giudichi oggi tra i figliuoli di Israele e i figliuoli di Amon. Ma il re dei figlioli di Amon non diede ascolto alle parole di Jefte che gli aveva fatto dire. Allora lo Spirito dell'Eterno venne su Jefte, che attraversò Galat, e menasse, e passò a Mizpa di Gala, e da Mizpa di Galad mosse contro i figlioli di Amon. Jefte fece un voto all'Eterno e disse Se tu mi dai nelle mani i figlioli di Amon, la persona che uscirà dalle porte di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vittorioso dai figlioli di Amon Sarà dell'Eterno, io lo offrirò in olocausto. E Yefte marciò contro i figlioli di Amon per far loro guerra, e l'Eterno gli ridiede nelle mani, ed egli inflisse loro una grandissima sconfitta, da Aroer fino verso Minit, prendendo loro venti città, e fino a Abed-Keriamim, così i figlioli di Amon furono umiliati dinanzi ai figlioli di Israele. Or Jefte se ne tornò a Mitzpah casa sua, ed ecco uscì l'incontro la sua figliuola con timpani e danze. Era l'unica sua figlia. Non aveva altri figli, né altre figliuole. E come la vide, si stracciò le vesti, e disse: Ah, figlia mia, tu mi accasci, tu mi accasci, tu sei fra quelli che mi conturbano, poiché io ho dato parola all'Eterno e non posso ritrarmene. Ella gli disse, padre mio, se hai dato parola all'Eterno far di me secondo quel che hai proferito, già che l'Eterno ha dato di far vendetta dei figlioli di Amon, tuoi nemici. Poi disse a suo padre, mi sia concesso questo, lasciami libera per due mesi, ond'io vada e scenda per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne. Ed egli le rispose, va. E la lasciò andare per due mesi, ed ella se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei due mesi ella tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso con voto. Ella non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele l'usanza che le figliole di Israele vanno tutti gli anni a celebrare la figliola di Eftel-Gala di per quattro giorni. Giudici, capitolo dodicesimo Or gli uomini di Efraim, si radunarono, passarono a Zaffon e dissero a Jefte, Perché sei andato a combattere contro i figlioli di Amon e non ci hai chiamati ad andare teco? Noi bruceremo la tua casa e te con essa. Jefte rispose loro, Io e il mio popolo abbiamo avuto gran contesa coi figlioli di Amon, e quando vi ho chiamati in aiuto non mi avete liberato dalle loro mani. E vedendo che voi non venivate in mio soccorso, ho posto a repentaglio la mia vita, ho marciato contro i figlioli di Amo, e l'Eterno me li ha dati nelle mani. Perché dunque siete saliti oggi contro di me per muovermi guerra? Poi efter radunati tutti gli uomini di Gala, die battaglia ad Efraim, e gli uomini di Gala sconfissero gli Eframiti, perché questi dicevano. Voi Galaditi siete dei fuggiaschi di Efraim in mezzo ad Efraim e in mezzo a Menasse. E i Galaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efremiti e quando uno dei fuggiaschi di Efraim diceva lasciatemi passare, gli uomini di Gala gli chiedevano sei tu un Eframita? Se quello rispondeva no, e i Galaditi gli dicevano ebbene di Shibbolet e quello diceva Sibolet, senza fare attenzione a pronunziare bene, allora lo pigliavano e lo scannavano presso i guadi del Giordano, e perirono in quel tempo 42.000 uomini di Efraim. Jefte fu giudice di Israele per sei anni, poi Jefte il Galadita morì e fu sepolto in una delle città di Galad. Dopo di lui fu giudice di Israele Ibsan di Bethlehem, che ebbe trenta figlioli, maritò fuori trenta figliuole e condusse di fuori trenta fanciulle per i suoi figliuoli. Fu giudice di Israele per sette anni, poi Ipsam morì e fu sepolto a Betlem, dopo di lui fu giudice di Israele Elon lo Zabulonita, fu giudice di Israele per dieci anni, e poi Elon lo Zabulonita morì e fu sepolto a Yalon nel paese di Zabulon, e dopo di lui fu giudice di Israele Abdon figliolo di Ilel, il piratonita. Ebbe quaranta figlioli e trenta nipoti, i quali cavalcarono settanta sinelli. Fu giudice di Israele per otto anni. Poi Abdon, figliolo di Hillel, il paratonita, morì e fu sepolto e piratò nel paese di Efraim, sul monte Amalek. Giudici, capitolo tredicesimo. E i figliuoli di Israele continuarono a fare quel che era male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani dei Filistei per quarant'anni. Ora, vera un uomo di Zorea, della famiglia dei Daniti, per nome di Manoah sua moglie era sterile e non aveva figliuoli. E l'angelo dell'Eterno apparve a questa donna e le disse, Ecco tu sei sterile e non hai figliuoli, ma concepirai e partorirai un figliuolo. Or dunque, guardati bene dal bere vino o bevanda alcolica e dal mangiare alcunché d'impuro, poiché ecco tu concepirai e partorerai un figliuolo sulla testa del quale non passerà rasoio, giacché il figliuolo sarà un Asireo consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei Filistei. La donna andò a dire a suo marito: Un uomo di Dio è venuto da me. Avevo un sembiante d'un angelo di Dio, un sembiante terribile fuori di modo. Io non gli ho domandato donde fosse, ed egli non m'ha detto il suo nome, ma mi ha detto, «Ecco, tu concepirai e partorirai un figliolo, ordunque non bere vino né bevanda alcolica, e non mangiare alcuna che di impuro, già il fanciullo sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e fino al giorno della sua morte». Allora Manoa supplicò l'Eterno e disse, O oh Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quelli che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. E Dio esaudì la preghiera di Manoa e l'angelo di Dio tornò ancora alla donna che stava sedendo nel campo. Ma Manoa suo marito non era con lei. E la donna corse in fretta ad informare suo marito del fatto e gli disse, Ecco. Quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparito. Manoa si alzò andò dietro a sua moglie e giunto a quell'uomo gli disse: Sei tu che parlasti a questa donna? E quelli rispose Sono io. E Manoa, quando la tua parola si sarà verificata, qual norma sarà da seguire per il bambino e che si dovrà fare per lui. E l'angelo dell'Eterno disse a Manoah: si astenga la donna da tutto quello che le ho detto, non mangi di alcun prodotto della vigna, né beva vino o bevanda alcolica, e non mangi alcun che di impuro, osservi tutto quello che le ho comandato. E Manoa disse all'angelo dell'Eterno, De permetteci di trattenerti e di prepararti un capretto. E l'angelo dell'Eterno rispose a Manoa, anche se tu mi trattenessi non mangerei del tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo all'Eterno. Or Manoa non sapeva che quel che fosse l'angelo dell'Eterno. Poi Manoa disse all'angelo dell'Eterno, Qual è il tuo nome affinché adempiute che siano le tue parole noi ti rendiamo onore? E l'angelo dell'Eterno gli rispose, Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. E Manoa prese il capretto e l'oblazione e li offrì all'Eterno sul sasso. Allora avvenne una cosa prodigiosa. Mentre Manoa e sua moglie stavano guardando, come la fiamma saliva dall'altare al cielo, l'angelo dell'Eterno salì con la fiamma dell'altare. E Manoa e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. E l'angelo dell'Eterno non apparve più né a Manoa né a sua moglie. Allora Manoa riconobbe che quello era l'angelo dell'Eterno, e Manoa disse a sua moglie, noi morremo sicuramente perché abbiamo veduto Dio. Ma sua moglie gli disse, se l'Eterno avesse voluto farsi morire, non avrebbe accettato dalle nostre mani l'olocausto e l'oblazione, non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose, e non ci avrebbe fatto dire proprio ora le sue cose come queste. Poi la donna partorì un figliuolo, a cui pose nome Sansone. Il bambino crebbe, e l'Eterno lo benedisse, e il suo spirito cominciò ad agitarlo, quando esso era a Dan, fra Zorea e Estahol. Giudici, capitolo quattordicesimo, Sansone scese a Tinna e vide quivi una donna fra le figliuole dei Filistei. Tornato a casa, ne parlò a suo padre e a sua madre, dicendo: Ho veduto a Timna una donna tra le figliuole dei Filistei. Or dunque, prendetemela per moglie. Suo padre e sua madre gli dissero Non v'è egli dunque fra le figliuole dei tuoi fratelli e in tutto il nostro popolo una donna per te che tu vada a prenderti una moglie tra i Filistei incirconcisi? E Sansone rispose a suo padre Prendimi quella perché mi piace. Or suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dall'Eterno poiché Sansone cercava che i filistei gli fornissero un'occasione di contesa. In quel tempo i filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Ptinna, e come furono giunti alle vigne di Timna, ecco un leoncello fargli s'incontro ruggendo. Lo spirito dell'Eterno investì Sansone che, senza aver niente in mano, squarciò il leone come uno squarcerebbe un capretto, ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese, parlò alla donna e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere il carcame del leone. Ed ecco nel corpo del leone uno sciame d'api e del miele. Egli prese in mano di quel miele e si mise a mangiarlo per strada. E quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre ne diede loro ed essi ne mangiarono, ma non disse loro che aveva preso il miele dal corpo del leone. Suo padre scese a trovare quella donna e Sansone fece quivi un convito perché tale era il costume dei giovani. Non appena i parenti della sposa videro Sansone, invitarono trenta compagni perché stessero con lui. Sansone disse loro, io vi proporrò un enimma. Se voi me lo spiegate entro i sette giorni del convito e eh, se lo indovinate, vi darò trenta tuniche e trenta mute di vesti. Ma se non lo potete spiegare, darete trenta tuniche e trenta mute di vesti a me. E quelli li risposero, proponi il tuo enigma e noi illudremo. Ed egli disse loro, dal mangiatore è uscito del cibo e dal forte è uscito del dolce. Per tre giorni quelli non poterono spiegarle Ninma, e il settimo giorno dissero alla moglie di Sansone, «Induci il tuo marito a spiegarci le Ninma, se no dare un fuoco a te e alla casa di tuo padre.» «E che? Ci avete invitati qui per spogliarci?» La moglie di Sansone si mise a piangere presso di lui e a dirgli, «Tu non hai per me che dell'odio, e non mi vuoi bene.» Hai proposto un ai figliuoli del mio popolo e non me lo hai spiegato. Ed egli a lei: "Ecco, non te l'ho spiegato a mio padre né a mia madre e lo spiegherei ora io a te". Ed ella pianse presso di lui durante i sette giorni che durava il convito, e il settimo giorno Sansone glielo spiegò perché lo tormentava. Ed essa spiegò l'enigma ai figliuoli del suo popolo. E agli uomini della città, e il settimo giorno, prima che tramontasse il sole, disse la Sansone, Che v'è più di dolce del miele? E che v'è più forte del leone? Ed egli rispose loro, Se non aveste arato con la mia giovenca, non avreste indovinato il mio enigma. E lo spirito dell'Eterno lo investì, ed egli scese ad Ascalon, e vi uccise trenta uomini di loro, prese le loro spoglie, e dette le mute di vestiti a quelli che avevano spiegato l'enigma, e acceso dira risalì a casa di suo padre, ma la moglie di Sansone fu data al compagno di lui che s'era scelto per amico. Giudici capitolo quindicesimo. Di lì a qualche tempo, verso la mietitura del grano, Sansone andò a visitare sua moglie, le portò un capretto e disse voglio entrare in camera da mia moglie. Ma il padre di lei non gli permise d'entrare e gli disse, io credevo sicuramente che tu l'avresti presa in odio, e però l'ho data al tuo compagno, e sua sorella minore non è più bella di lei, prenditi dunque quella in sua vece. Sansone rispose loro, questa volta non avrà colpa verso i Filistei quando farò loro del male. E Sansone se ne andò e acchiappò trecento sciacalli, prese pure delle fiaccole, Volse coda contro coda e mise una fiaccola in mezzo fra le due code, Poi accese le fiaccole, dette la via agli sciacalli per i campi di grano dei Falistei e bruciò i covoni ammassati, il grano tuttora in piedi e perfino gli oliveti. E i filistei chiesero, chi ha fatto questo? E fu risposto, Sansone, il genero di, del Tibneo, perché questi gli ha preso la moglie e l'ha data al compagno di lui. E i filistei salirono e diedero alle fiamme lei e suo padre. E Sansone disse loro, «Già che agite a questo modo, siate certi che non avrò posa finché non mi sia vendicato di voi». E li sbaragliò interamente, facendone un gran macello. Poi scese e si ritirò in una caverna nella roccia di Etam. Allora i filistei salirono e si accamparono in Giuda e si distessero fino a Lehi, e gli uomini di Giuda dissero loro, perché siete saliti contro di noi? Quelli risposero, siamo saliti per legare Sansone e per fare a lui quello che ha fatto a noi. E tremila uomini di Giuda scesero alla caverna della roccia di Etam e dissero a Sansone, non sai tu che i filistei sono nostri dominatori? Che è dunque questo che ci hai fatto? Ed egli rispose loro, quello che hanno fatto a me l'ho fatto a loro. E quelli a lui. Noi siamo discesi per legarti e darti nelle mani dei Filistei. Sansone replicò loro, giuratemi che voi stessi non mi ciderete. Quelli risposero, no, ti legheremo soltanto e ti daremo nelle loro mani, ma certamente non ti metteremo a morte. E lo legarono con due funi nuove e lo fecero uscire dalla caverna, e quando giunse a lei, i Filistei gli si fecero incontro con grida di gioia. Ma lo spirito dell'Eterno lo investì e le funi che aveva le braccia divennero come filo di lino a cui si appiccica il fuoco. E i legami gli caddero dalle mani e trovata una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, la ferrò e uccise con essa mille uomini. E Sansone disse, con una mascella d'asino un mucchio, due mucchi, con una mascella d'asino ho ucciso mille uomini. Quando ebbe finito di parlare, gettò via di mano la mascella e chiamò quel luogo Ramat Lei. Poi ebbe gran sete e invocò l'Eterno dicendo, Tu hai concesso questa gran liberazione per mano del tuo servo. E ora dovrò io morire di sete e cadere nelle mani degli incirconcisi? Allora il Dio fende la roccia concava che è a lei e ne uscì dell'acqua. Sansone beve e il suo spirito si rianimò. Ed egli riprese vita, donde il nome di Acca Roche, dato a quella fonte che esiste ancora al di d'oggi a lei. Sansone fu giudice d'Israele al tempo dei Filistei per vent'anni. Giudici, capitolo sedicesimo. E Sansone andò a Gaza, vide quivi una meretrice dentro da lei. Fu detto a quei di Gaza. Sansone è venuto qua, ed essi lo circondarono, stettero in agguato tutta la notte presso la porta della città, e tutta quella notte se ne stettero quieti, dicendo, allo spuntar del giorno, lo uccideremo. E Sansone si giacque fino a mezzanotte, e a mezzanotte si levò, di adipiglio, ai battenti della porta della città, e ai due stipiti, li diverse assieme con la sbarra, e se le mise sulle spalle, li portò in cima al monte, che è di rimpetto a Ebrom. E dopo questo si innamorò di una donna della valle di Sorec che si chiamava Delila. E i principi dei Filistei salirono da lei e le dissero, Lusingalo, e vedi dove risieda quella sua gran forza e come potremmo prevalere contro di lui per giungere a legarlo e a domarlo, e ti daremo ciascuno mille e cento sicli d'argento. Delila dunque disse a Sansone, Dimmi ti prego dove risiede la tua gran forza, e in che modo ti si potrebbe legare per domarti? Sansone le rispose, se mi si legasse con sette corde d'arco fresche, non ancora secche, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora i principi dei Filistei le portarono sette corde d'arco fresche, non ancora secche, ed ella lo legò con esse. Or c'era gente che stava in agguato da lei in una camera interna, ed ella disse, Sansone, i filisteti sono addosso, ed egli ruppe le corde come si rompe un fil di stoppa quando sente il fuoco. Così il segreto della sua forza restò sconosciuto. Poi Derila disse a Sansone, ecco, tu mai beffata e mai detto delle bugie, ordunque ti prego, dimmi con che ti si potrebbe legare. Ed egli le rispose, se mi si legasse con fune nuove che non fossero ancora state adoperate, io diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Deli la prese dunque delle funi nuove, lo legò, e gli disse, — Sansone, i filistei ti sono addosso. L'aguato era posto nella camera interna, ed egli ruppe come un filo le funi che aveva alle braccia. Deli la disse a Sansone, — Fino ad ora tu m'hai beffata, e m'hai detto delle bugie, dimmi con che ti si potrebbe legare. Ed egli le rispose, — Non avresti che da tessere le sette trecce del mio capo con il tuo... Ordito. Ed essa le fissò al subbio, poi gli disse, Sanzione, i filistei ti sono addosso. Ma egli si svegliò dal sonno e strappò via il subbio dal telaio con l'ordito. Ed ella gli disse, Come fai a dirmi t'amo mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte m'hai beffata e m'hai detto delle bugie e non mi dici dove risiede la tua forza. Ora avvenne che Premendolo ella ogni giorno con le sue parole e tormentandolo, egli se ne accorò mortalmente. E le aperse tutto il cuor suo e le disse, non è mai passato il rasoio sulla mia testa perché sono un nazireo consacrato a Dio dal seno di mia madre. Se fossi tosato, la mia forza se ne andrebbe, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Delila, visto che egli le aveva aperto tutto il cuor suo, mandò a chiamare i principi dei farisei e fece dir loro venite su questa volta perché egli m'ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei salirono da lei e portarono seco il denaro ed ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò l'uomo fissato e gli fece tosare le sette trecce dalla testa di Sansone. Così giunse a domarlo e la sua forza si partì da lui. Allora ella gli disse, Sansone, i filistei ti sono addosso. Ed egli svegliatosi dal sonno disse, Io ne uscirò come le altre volte e mi svincolerò. Ma non sapeva che l'Eterno s'era ritirato da lui e i filistei lo presero e gli cavarono gli occhi e lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con catene di rame e gli Girava la macina nella prigione. Intanto la capigliatura che gli aveva tosata cominciava a ricrescerli. Ora i principi dei Filistei si radunarono per offrire un gran sacrificio a Dagon, loro Dio, e per allegrarsi e dicevano: Il nostro Dio ci ha dato nelle mani Sansone nostro nemico. E quando il popolo lo vide, cominciò a lodare il suo Dio e a dire: Il nostro Dio ci ha dato nelle mani il nostro nemico, colui che ci devastava il paese e che ha ucciso tanti di noi. E nella gioia del cuor loro dicevano, chiamate Sansone che ci faccia divertire. E fecero quindi uscire Sansone dalla prigione ed egli si mise a fare il buffone in loro presenza. Lo posero fra le colonne e Sansone disse al fanciullo che lo teneva per la mano, lasciami che io possa toccare le colonne sulle quali posa la casa e m'appoggia ad esse. Ora la casa era piena d'uomini e di donne e tutti i principi dei filistei erano quivi e c'era sul tetto circa tremila persone fra uomini e donne che stavano a guardare mentre Sansone faceva il buffone. Allora Sansone invocò l'Eterno e disse: "O oh Signore, o oh Eterno, ti prego, ricordati di me. Dammi forza per questa volta soltanto, o oh Dio, poiché io mi vendichi d'un colpo solo dei filistei per la perdita dei miei due occhi". E Sansone abbracciò le due colonne di mezzo sulle quali posava la casa, s'appoggiò ad esse all'una con la destra e l'altra con la sinistra e disse, che io muoia assieme coi filistei. Si curvò con tutta la sua forza e la casa rovinò addosso ai principi e tutto il popolo che vera dentro, talché più ne uccise gli morendo che non ne aveva uccisi da vivo. Poi i suoi fratelli e tutta la casa di suo padre scesero e lo portarono via. Quindi risalirono e lo seppellirono tra Zorea e Estaol, nel sepolcro di Manoa suo padre. Egli era stato giudice d'Israele per venti anni. Giudici capitolo diciassettesimo Orvera un uomo nella contrada montuosa d'Efraim, che si chiamava Micah. Egli disse a sua madre, I mille sicli d'argento che t'hanno rubato e a proposito dei quali hai pronunziato una maledizione, e l'hai pronunziata in mia presenza, ecco, li ho io, quel denaro l'avevo preso io. E sua madre disse, Benedetto sia dell'Eterno il mio figliuolo. Egli restituì a sua madre i mille sicli d'argento, e sua madre disse, io consacro di mano mia questo argento a pro del mio figliuolo per farne un'immagine scolpita e un'immagine di getto, or te li rendo. E quando egli ebbe restituito l'argento a sua madre, questa prese 200 sicli e li diede al fonditore, il quale ne fece un'immagine scolpita e un'immagine di getto che furono messe in casa di Mica. E quest'uomo, Micah, ebbe una casa di Dio, e fece un efod e degli idoli, e consacrò uno dei suoi figliuoli che gli servì da sacerdote. In quel tempo non vera re in Israele, ognuno faceva quel che gli pareva meglio. Ora, vera un giovane di Bethlehem di Giudea, della famiglia di Giuda, il quale era Levita e abitava a Quivi. Quest'uomo si partì dalla città di Bethlehem di Giuda, per stabilirsi in un luogo che trovasse adatto, e cammin facendo giunse nella contrada montuosa di Efraim alla casa di Mica. E Mica gli chiese, «Donde vieni?» Quello gli rispose, «Sono un levita di Bethlehem di Giudea, e vado a stabilirmi dove troverò un luogo adatto». Mica gli disse, «Rimani con me, e simi padre e sacerdote, e ti darò dieci sicli d'argento l'anno, un vestito completo e il vitto». E il levita entrò. Egli acconsentì a stare con quell'uomo che trattò il giovane come uno dei suoi figlioli. Mica consacrò quel levita, il giovane gli servì da sacerdote e si stabilì in casa di lui. E Mica disse, Ora so che l'Eterno mi farà del bene perché ho un levita come mio sacerdote. Giudici capitolo diciottesimo. In quel tempo non vera re in Israele, e in quel medesimo tempo la tribù dei Daniti cercava un possesso per stabilirvisi, perché fino a quei giorni non le era toccato alcuna eredità fra le tribù di Israele. I figliuoli di Dam mandarono dunque da Zorea e da Estao cinque uomini della loro tribù, presi di fra loro tutti uomini valorosi, per esplorare ed esaminare il paese, e dissero loro, Andate a esaminare il paese. Quelli giunsero nella contrada montuosa di Efraim alla casa di Mica e pernottarono in quel luogo. Come furono presso la casa di Mica, riconobbero la voce del giovane Levita e avvicinatesi gli chiesero: "Che t'ha condotto qua e che fai in questo luogo? Che hai tu qui?". Ed egli rispose loro: "Mica mi ha fatto questo e questo". E mi stipendia, ed io gli servo da sacerdote. E quelli gli dissero, De, consulta il Dio affinché sappiamo se il viaggio che abbiamo intrapreso sarà prospero. E il sacerdote rispose loro, andate in pace, il viaggio che fate è sotto lo sguardo dell'Eterno. I cinque uomini, dunque partirono, giunsero all'Ais, e videro che il popolo il quale vi abitava viveva in sicurezza, al modo dei sidoniti tranquillo e fidente, poiché nel paese non c'era alcuna autorità che potesse far loro il menomo torto, ed erano lontani dai sidoni e non avevano relazione con alcuno. Poi tornarono ai loro fratelli a Zorea e a Estahol e i fratelli chiesero loro che dite? Quelli risposero leviamoci e saliamo contro quella gente perché abbiamo visto il paese ed ecco è eccellente. E voi ve ne state là senza dir verbo? Non siete pigri a muovervi per andare a prendere possesso del paese? Quando arriverete là, troverete un popolo che se ne sta sicuro. Il paese è vasto e Dio ve lo ha dato nelle mani. È un luogo dove non manca nulla di ciò che è sulla terra. E seicento uomini della famiglia dei Daniti partirono da Zorea ed Estahor muniti d'armi. Salirono, si accamparono a Kiria -gerim, in Giuda, perciò quel luogo che è detto Kiria fu chiamato e si chiama anche oggi Mahane Dam. Ed di là passarono nella contrada montuosa di Efraim e giunsero alla casa di Micah. Allora i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese di Lais presero a dire ai loro fratelli sapete voi che in queste case c'è un Efod e ci sono degli idoli e un'immagine scolpita e un'immagine di getto? Considerate ora quel che dovete fare. Quelli si diressero da quella parte, giunsero alla casa del giovane Levita, alla casa di Micah e gli chiesero notizie del suo benestare. I 600 uomini dei figlioli di Dan, muniti delle loro armi, si misero davanti alla porta. Ma i cinque uomini che erano andati ad esplorare il paese salirono e entrarono in casa, presero l'immagine scolpita, l'Efod, gli idoli e l'immagine di getto, mentre il sacerdote stava davanti alla porta questi cento uomini armati. E quando furono entrati in casa di Mica ed ebbero preso l'immagine scolpita, l'Efod, gli idoli e l'immagine di getto, il sacerdote disse loro Che fate? Quegli gli risposero taci! Mettiti la mano sulla bocca, vieni con noi, e sarai per noi un padre e un sacerdote. Che è meglio per te essere sacerdote in casa d'un uomo solo, ovvero essere sacerdote di una tribù e di una famiglia di Israele? E il sacerdote si rallegrò in cuor suo, prese l'efo, l'idolo, l'immagine scolpita e si unì a quella gente. Così si rimisero in cammino, mettendo innanzi a loro i bambini, il bestiame e i bagagli. Com'erano già lunghi dalla casa di Mica, la gente che abitava nelle case vicine a quella di Mica si radunò e inseguì i figlioli di Dan. E siccome gridava dietro ai figlioli di Dan, questi, rivoltisi, indietro, dissero a Mica, Che cos'hai? Che hai tu radunata con questa gente? Ed egli rispose Avete portato via gli dei che m'ero fatti e il sacerdote ve ne siete andati, or che mi resta egli di più. Come potete dunque dirmi che hai? I figlioli di Dan gli dissero Fa che non so dalla tua voce dietro a noi, perché degli uomini irritati potrebbero scagliarsi su voi e tu ci perderesti la tua vita e quella della tua famiglia. E i figlioli di Dan continuarono il loro viaggio. E Mica, vedendo che essi erano più forti di lui, se ne andò indietro e venne a casa sua. Ed essi, dopo aver preso le cose di mica avevano fatto, e il sacerdote che aveva al suo servizio, giunsero all'Ais a un popolo che se ne stava tranquillo e in sicurezza Lo passarono a fil di spada e dettero la città alle fiamme, e non ci fu alcuno che la liberasse perché erano lontani da Sidon e i suoi abitanti non avevano relazione con altra gente. Essa era nella valle che si estende verso Beth Rehob. Poi i Daniti ricostruirono la città e l'abitarono, e possero nome Dan dal nome di Dan loro padre, che fu figliuolo di Israele, ma prima il nome della città era Lais. Poi i figlioli di Dan rizzarono per sé l'immagine scolpita e Jonathan figliuolo di Gershon figliuolo di Mosè e i suoi figlioli furono sacerdoti della tribù dei Daniti fino al giorno in cui gli abitanti del paese furono deportati. Così rizzarono per sé l'immagine scolpita che Mica aveva fatta durante tutto il tempo che la casa di Dio rimase a Shiloh. Giudici capitolo diciannovesimo Ora in quel tempo non vera re in Israele, ed avvenne che un levita, il quale dimorava nella parte più remota della contrada montuosa di Efraim, si prese per concubina una donna di Bethlehem di Giudea. Questa sua concubina gli fu infedele, e lo lasciò per andarsene a casa di suo padre a Bethlehem di Giudea, o vestette per lo spazio di quattro mesi. Suo marito si levò e andò da lei per parlare al suo cuore e ricondurla seco. Egli aveva preso con sé il suo servo e due asini. E Salomone in casa di suo padre e come il padre della giovane lo vide gli si fece incontro festosamente. Il suo suocero, il padre della giovane, lo trattenne ed egli rimase con lui tre giorni e mangiarono e bevvero e pernottarono quivi. Il quarto giorno si levarono di buon'ora e il Levita si disponeva a partire e il padre della giovane disse al suo genero, prendi un boccone di pane per fortificarti il cuore, poi ve ne andrete. E si posero ambedue a sedere e mangiarono e bevvero assieme. Poi il padre della giovane disse al marito, ti prego, acconsenti a passare qui la notte, il cuor tuo si rallegri. Ma quell'uomo si alzò per andarsene, non di meno, per le istanze del suocero per di nuovo. Il quinto giorno egli si levò di buon'ora per andarsene e il padre della giovane gli disse ti prego fortificati il cuore e aspettate finché declini il giorno e si misero a mangiare assieme. E quando quell'uomo si levò per andarsene con la sua concubina e col suo servo, il suocero, il padre della giovane gli disse Ecco il giorno volge ora sera, ti prego, trattienti qui questa notte, per il giorno sta per finire, per notte quivi, e il cuore tuo si rallegri, e domani vi metterete di buon'ora in cammino e te ne andrai a casa. Ma il marito non volle passar quivi la notte. Si levò, partì e giunse di rimpetto a Iebus che è Gerusalemme con i suoi due asini sellati e con la sua concubina. Quando furono vicini a Jebus, il giorno era molto calato, e il servo disse al suo padrone, «Vieni, ti prego, e dirigiamo il cammino verso questa città dei Gebusei, e pernottiamo Quivi». Il padrone gli rispose, «No, non dirigeremo il cammino verso una città di stranieri, i cui abitanti non sono figliuoli di Israele, ma andremo fino a Gibea». E disse allora al suo servo, «Andiamo». Cerchiamo di arrivare a uno di quei luoghi e pernoteremo a Gibea o a Rama. E così passarono oltre e continuarono il viaggio. Il sole tramontò loro, come erano presso a Gibea, che appartiene a Beniamino, e volsero il cammino in quella direzione per andare a pernottare a Gibea. Il Lavite entrò e si fermò sulla piazza della città, ma nessuno li accorse in casa per passare la notte. Quando ecco un vecchio che tornava alla sera dai campi del suo lavoro, era un uomo della contrada montuosa dei Fren che abitava come forestiero in Gibea, la gente del luogo essendo beniaminita. Alzati gli occhi, vide quel viandante sulla piazza della città e il vecchio gli disse, Dove vai e donde vieni? E quello gli rispose, Siamo partiti da Bethlehem di Giudea e andiamo nella parte più remota della contrada montuosa dei Fren. Io sono di là, ed ero andato a Bethlen di Giudea. Ora mi reco alla casa dell'Eterno e non v'è alcuno che m'accolga in casa sua. Eppure abbiamo della paglia e del foraggio per i nostri asini e anche del pane e del vino per me, per la tua serva e per il garzone che è coi tuoi servitori. A noi non manca nulla. E il vecchio gli disse: La pace sia teco, io mi incarico d'ogni tuo bisogno, ma non devi passare la notte sulla piazza. E così lo menò in casa sua e diede il foraggio agli asini, e i viandanti si, si lavarono i piedi e mangiarono e bevvero. Mentre stavano rallegrandosi, ecco gli uomini della città, gente perversa, circondare la casa e picchiare alla porta, e dire al vecchio padrone di casa: mena fuori quell'uomo che è entrato in casa tua, che lo vogliamo conoscere. Ma il padrone di casa uscito fuori e disse loro: No, fratelli miei, vi prego, non fate una malazione, già che quest'uomo è venuto in casa mia, non commettete questa infamia. Ecco qua la mia figliuola, che è vergine, e la concubina di quell'uomo, io ve le menerò fuori, e voi servitene, e fatene quel che vi pare, ma non commettete contro quest'uomo una simile infamia. Ma quegli uomini non vollero dargli ascolto. Allora l'uomo prese la sua concubina e la menò fuori a loro, ed essi la conobbero e l'abusarono di lei per tutta la notte fino al mattino, poi allo spuntare dell'alba la lasciarono andare, e quella donna sul far del giorno venne a cadere alla porta di casa dell'uomo presso il quale stava il suo marito, e qui le rimase finché fu giorno chiaro. Il suo marito, la mattina si levò, aprì la porta di casa ed uscì per continuare il suo viaggio, quando ecco... La donna, la sua concubina, giacere distesa alla porta di casa con le mani sulla soglia. Egli le disse, levati, andiamocene, ma non ebbe risposta. Allora il marito la caricò sull'asino e partì per tornare alla sua dimora. E come fu giunto a casa si munì di un coltello, prese la sua concubina e la divise membro per membro in dodici pezzi, che mandò per tutto il territorio d'Israele, di guisa che chiunque vide ciò disse. Una cosa simile non è mai accaduta, né se mai vista, da quando i figlioli di Israele salirono dal paese d'Egitto fino al dildogi. Prendete il fatto a cuore, consigliatevi e parlate. Giudici capitolo ventesimo Allora tutti i figliuoli di Israele uscirono da Dan fino a Beersheba e al paese di Galaad e la radunanza si raccolse come un solo uomo dinanzi all'Eterno a Mizpah. I capi di tutto il popolo e tutte le tribù di Israele si presentarono nella radunanza del popolo di Dio il numero di quattrocentomila fanti atti a trar la spada. E i figliuoli di Beniamino udirono che i capi di Israele erano saliti a Mizpah, e i figlioli di Israele dissero, «Parlate!» Come è stato compiuto questo delitto? Allora il Levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose, Io ero giunto con la mia concubina a Gibea di Beniamino per passarvi la notte, ma gli abitanti di Gibea si levarono contro di me e attorniarono di notte la casa dove stavo, e avevano intenzione di uccidermi, violentarono la mia concubina ed ella morì. Io presi la mia concubina, la feci in pezzi che mandai per tutto il territorio dell'eredità d'Israele, perché costoro han compiuto un delitto e un'infamia in Israele. Eccovi qui tutti, o oh figliuoli di Israele, dite qui il vostro parere e che consigliate di fare. Tutto il popolo si levò come un solo uomo, dicendo, nessuno di noi tornerà alla sua tenda, nessuno di noi rientrerà in casa sua. Ed ora ecco quel che faremo a Gibea, la saliremo traendo a sorte chi deve cominciare. Prenderemo in tutte le tribù d'Israele Israele dieci uomini su cento, cento su mille e mille su diecimila, i quali andranno a cercare dei viveri per il popolo affinché al loro ritorno Gibea di Beniamino sia trattata secondo tutta l'infamia che ha commesso in Israele. Così tutti gli uomini d'Israele si radunarono contro quella città, uniti come fossero un solo uomo. E le tribù d'Israele mandarono degli uomini in tutte le famiglie di Beniamino a dire, che delitto è questo che è stato commesso fra voi? Ordunque consegnateci quegli uomini, quelli scelerati di Gibea, perché li mettiamo a morte e togliam via il male da Israele. Ma i figlioli di Beniamino non vollero dare ascolto alla voce dei loro fratelli, i figlioli d'Israele, di e i figlioli di Beniamino uscirono dalle loro città e si radunarono a Gibea per andare a combattere contro i figlioli di Israele. Il censimento che in quel giorno si fece dei figliuoli di Beniamino usciti dalla città fu di ventiseimila uomini atti a trar la spada, senza contare gli abitanti di Gibea che ascendevano al numero di settecento uomini scelti. Fra tutta quella gente c'erano settecento uomini scelti che erano mancini. Tutti costoro potevano lanciare una pietra con la fionda a un cappello senza fallire il colpo. Si fece pure il censimento degli uomini d'Israele, non compresi quelli di Beniamino, ed erano in numero di 400.000 uomini atti a trarre la spada, tutta gente di guerra. E i figlioli Israele si mossero, salirono a Betel e consultarono il Dio dicendo: Chi di noi salirà il primo a combattere contro i figlioli di Beniamino? E l'Eterno rispose: Giuda salirà il primo. E l'indomani mattina i figlioli di Israele si mossero in marcia e si accamparono presso Gibea. E gli uomini di Israele uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di loro presso Gibea. Allora i figlioli di Beniamino s'avanzarono da Gibea e in quel giorno stesero morti al suolo 22.000 uomini di Israele. Il popolo, gli uomini di Israele, Ripresero animo, si disposero di nuovo in ordine di battaglia nel luogo dove si erano disposti il primo giorno. E i figlioli di Israele salirono e piansero davanti all'Eterno fino alla sera e consultarono l'Eterno dicendo Debbo io seguitare a combattere contro i figlioli di Beniamino, mio fratello? E l'Eterno rispose Salite contro di loro. I figlioli di Israele vennero a battaglia con i figlioli di Beniamino una seconda volta e i Beniaminiti una seconda volta uscirono da Gibea contro di loro e stessero morti al suolo altri diciottomila uomini dei figlioli di Israele, tutti atti a trar la spada. Allora tutti i figlioli di Israele e tutto il popolo salirono a Betel e piansero e rimasero quivi davanti all'Eterno, digiunarono quel di fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici di azioni di grazia davanti all'Eterno. E i figlioli di Israele consultarono l'Eterno, l'arca del patto di Dio, in quel tempo era quivi, e Finea, figliolo di Leazar, figliolo di Aronne, ne faceva allora il servizio, e dissero, «Debo io seguitare ancora a combattere contro i figliuoli di Beniamino, mio fratello, o debbo cessare?» E l'Eterno rispose, «Salite, perché domani ve li darò nelle mani». E Israele pose un'imboscata tutta intorno a Gibea. I figlioli di Israele salirono per la terza volta contro i figlioli di Beniamino, e si disposero in ordine di battaglia presso Gibea come le altre volte. E i figlioli di Beniamino, avendo fatto una sortita contro il popolo, si lasciarono attirare lungi dalla città e cominciarono a colpire e a uccidere come le altre volte alcuni del popolo di Israele per le strade, delle quali una sale a Beto e l'altra a Gibea per la campagna, e ne uccisero circa trenta. Allora i figlioli di Beniamino dissero, «Eccoli sconfitti davanti a noi come la prima volta!» Ma i figlioli di Israele dissero, «Fuggiamo!» E attiriamoli lungi dalla città sulle strade maestre. E tutti gli uomini di Israele abbandonarono la loro posizione e si disposero in ordine di battaglia a Baal Tamar e l'imboscata di Israele si lanciò fuori dal luogo dove si trovava da Mar Gibea. Diecimila uomini scelti in tutto Israele giunsero a Gibea. Il combattimento fu aspro. E i beniaminiti non si avvedevano del disastro che stava per corpirli. E l'Eterno sconfisse Beniamino davanti a Israele, e i figlioli di Israele uccisero quel giorno venticinquemila e cento uomini di Beniamino, tutti atti a trar la spada. I figlioli di Beniamino videro che gli israeliti erano battuti, quelli infatti avevano ceduto terreno a Beniamino perché confidavano nell'imboscata che avevano posto a Gibea. E quelli dell'imboscata si gettarono prontamente su Gibea e avanzati si passarono a fil di spada l'intera città. Orve era un segnale convenuto fra gli uomini di Israele e quelli dell'imboscata. Questi dovevano far salire dalla città una gran fumata. Gli uomini di Israele avevano dunque voltate le spalle nel combattimento a quelli di Beniamino, e avevano cominciato a colpire e a uccidere circa 30 uomini di Israele. E si dicevano, per certo ecco gli sconfitti davanti a noi come la prima battaglia. Ma quando il segnale, la colonna di fumo cominciò ad alzarsi dalla città, quelli di Beniamino si voltarono indietro ed ecco che tutta la città saliva in fiamme verso il cielo. Allora gli uomini di Israele fecero fronte indietro e quelli di Beniamino furono spaventati vedendo il disastro che piombava loro addosso. E voltarono le spalle davanti agli uomini d'Israele e presero la via del deserto. Ma gli assalitori si misero alle loro calcagna e estendevano morti sul posto quelli che uscivano dalla città. Circondarono i Beniaminiti, li inseguirono, furono loro sopra dovunque si fermavano, fin di rimpetto a Gibea dal lato del Sol Levante. Caddero dei Beniaminiti 18.000 uomini, tutta gente di valore. I Beniaminiti voltarono le spalle e fuggirono verso il deserto in direzione del masso di Rimon e gli Israeliti ne mieterono per le strade 5.000, li inseguirono da presto fino a Gideon e ne colpirono altri 2.000. Così il numero totale dei Beniaminiti che caddero quel giorno fu di 25.000, atti a trar la spada tutta gente di valore. Seicento uomini che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto in direzione del masso di Rimon, rimasero al masso di Rimon quattro mesi. Poi gli israeliti tornarono contro i figlioli di Beniamino, li sconfissero mettendoli a fil di spada dagli abitanti delle città al bestiame e a tutto quel che capitava loro, e dettero alle fiamme tutte le città che trovarono. GIUDICI CAPITOLO VENTUNESIMO Or, gli uomini d'Israele avevano giurato a Mispa dicendo: Nessuno di noi darà la sua figliola in moglie a un beniaminita. Il popolo venne a Betol, dove rimase fino alla sera in presenza di Dio, e alzando la voce pianse dirottamente e disse: «O eterno, o Dio di Israele, perché mai è avvenuto questo in Israele che oggi ci sia in Israele una tribù di meno? Il giorno seguente il popolo si levò di buon mattino, costruì qui un altare e offerse olocausti e sacrifici di azioni di grazie. E i figlioli di Israele dissero, chi è fra tutte le tribù di Israele che non sia salito alla radunanza davanti all'Eterno? Poiché avevano fatto questo giuramento solenne relativamente a chi non fosse salito in presenza dell'Eterno a Mizpah, quel tale dovrà essere messo a morte. E I figlioli di Israele si pentivano di quel che avevano fatto a Beniamino loro fratello e dicevano, Oggi è stata soppressa una tribù di Israele. Come faremo a procurare delle donne ai superstiti, giacché abbiamo giurato nel nome dell'Eterno di non dar loro in moglie alcuna delle nostre figliuole? Dissero dunque: Qual è fra le tribù d'Israele di quella che non è salita in presenza dell'Eterno a Mizpa? Ed ecco che nessuno di Jabes di Galaad era venuto al campo alla radunanza, poiché aveva fatto il censimento del popolo e si trovò che qui vi non vera alcuno degli abitanti di Jabes in Galaad. Allora la radunanza mandò là 12.000 uomini dei più valorosi e diede loro quest'ordine. Andate e mettete a fil di spada gli abitanti di Jabes in Galaad con le donne e i bambini. E farete questo, voterete allo sterminio ogni maschio e ogni donna che abbia avuto relazioni carnali con un uomo. E quelli trovarono fra gli abitanti di Jabes in Galaad quattrocento fanciulle che non avevano avuto relazioni carnali con l'uomo e le menarono al campo a Shiloh, che è nel paese di Canaan. Tutta la radinanza inviò dei messi per parlare ai figliuoli di Beniamino che erano al masso di Rimon e per proclamare loro la pace. Allora i Beniaminiti tornarono e furono loro date le donne a cui era stata risparmiata la vita fra le donne di Jabes in Galaad, ma non ve ne fu abbastanza per tutti. Il popolo dunque si pentiva di quel che aveva fatto a Beniamino perché l'Eterno aveva aperto una breccia fra la tribù d'Israele. E gli anziani della radunanza dissero, come faremo a procurare delle donne ai superstiti, già che le donne beniaminite sono state distrutte? Poi dissero, quelli che sono scampati posseggano ciò che apparteneva a Beniamino, affinché non sia soppressa una tribù in Israele. Ma noi non possiamo dar loro delle nostre figliuole in moglie, poiché i figliuoli d'Israele avevano giurato dicendo maledetto chi darà una moglie a Beniamino. E dissero, Ecco, ogni anno si fa una festa in onore dell'Eterno a Scilo, che è al nord di Beto e a oriente della strada che sale da Beto a Shichem e al mezzogiorno di, di Lebna. E dissero, diedero quest'ordine ai figlioli di Beniamino, andate, fate un'imboscata nelle vigne, state attenti, e quando le figlioli di Scilo usciranno per danzare in coro, Sbucherete dalle vigne, rapirete ciascuno una delle figliuole di Scilo per farvene vostra moglie e ve ne andrete nel paese di Beniamino. E quando i loro padri o i loro fratelli verranno a querellarsi con noi, noi diremo loro datecele per favore, già che in questa guerra non abbiamo preso una donna per un uno, ne siete voi che avete dato loro, nel qual caso voi sareste colpevoli. E i figliuoli di Beniamino fecero in quel modo, si presero delle mogli secondo il loro numero fra le danzatrici, le rapirono, poi partirono e tornarono nella loro eredità, riedificando le città e vi stabilirono la loro dimora. In quel medesimo tempo i figlioli di Israele se ne andarono di là, ciascuno nella sua tribù e nella sua famiglia, e ognuno tornò di là nella sua eredità. In quel tempo non vera re in Israele, e ognuno faceva quel che gli pareva meglio.